we start with a few minutes of delay, and it's for me to be chairing this session, the initial session, the introduction. And of course, I start here with the thanks to all the parties involved, which means in this case the European Commission for setting up this thematic network, which has given us a chance to meet for over 2 years now. And the Piedmont region, I have to explain here that we are talking about two separate projects. One was the thematic network LAPSI, and the other is the research project EVPSI, which means extracting value from public sector information. And things continue, of course, to all the parties involved, which include at the institutional level Nexus Center of the Turin Polytechnic and University of Torino, all the partners, and the audience, which is not only audience of participants but of interested parties, as a witness to the importance and to the actual cruciality of the issue of open data. I start to use the word open data because in some way this conference is devoted to the transformation of what we used to call public sector information issues into open data issues. But I don't want to take too much time in the introductory remarks besides thanking again all the parties involved, and I leave the floor to Raffaele Caterina. Raffaele is the head of the Department of Juridical and Legal Sciences of the Turin Law School. Thank you. Just a few minutes before we give the floor to Luis Vidal. I'm very happy to be here and to welcome you to Torino, and thank you all for participating to this meeting, which is also the final meeting of the EVPSI project, which was coordinated by the Department of Law, former Department of Legal Sciences of our university. Welcome also to Massimo Giordano. As the director of the Department of Law, still for a few days, I am particularly happy to be here to thank Marco and all the EVPSI people. EVPSI is not only one of the most important projects run by our department, but it's really a model, I think, of how high-level interdisciplinary research can contribute to high-level policy discussions. So I really want to thank Marco and all the people involved in the project. And of course, I have to thank Regione Piemonte, because this project has been made possible thanks to the support of Regione Piemonte. And I really think that, that this is something which we should be proud about, both Regione Piemonte and the university, because of the contribution which was able to give to the European discussion on PSI. So I am really happy to be here. I thank Marco and you all for being here, and enjoy the meeting. I will give the floor to Marco Giordano. Massimo Giordano is the regional minister for economic development, research and innovation of the Piedmont region. Before I give the floor to Mr. Giordano, I reiterate the thanks to the region of Piedmont for helping us in this twin project, and I must say that we are proud that the Piedmont region has been a path breaker in this initiatives on open data, to the point that the activities of the Piedmont region in the field have been mentioned in several official documents by the European Commission. Massimo, the floor is to you. Grazie, un saluto a tutti, grazie per l'invito. Io vi porto il saluto della giunta regionale, vi auguro un buon convegno. Sono contento che abbiate, almeno per le poche parole che ho sentito io, messo in risalto l'esperienza piemontese sugli open data, che è un'esperienza riconosciuta a livello internazionale. Non dico questo per autoelogiare
fare un auto elogio al sottoscritto o per elogiare il mio staff, perché è comunque un risultato di tradizione, perché si sono anticipati i tempi, si è fatto un lavoro da anni che ha portato a livello europeo il modello piemontese ad essere considerato un modello di grande qualità, tra i primi direi, ormai il primo e per cui insomma questo è motivo di grande soddisfazione, ma non tanto per poterlo venire a raccontare qua, quanto per l'utilità che ovviamente può portare alla nostra comunità, alla nostra gente, ai nostri imprenditori. Oggi c'è un'accelerazione su considerare gli open data come un asset importante, come un motore per favorire la crescita e la competitività. E questa accelerazione direi che è gradita. Oggi sappiamo bene che in alcuni settori, anche diciamo impensabili fino a qualche anno fa, si possono ottenere dei risultati importantissimi con margini di crescita forti. L'esperienza internazionale ce lo dimostrano. Oggi questa massa di dati che viene messa a disposizione di tutti può essere più che una miniera, non so se avete utilizzato questa espressione, ci hai già pensato tu? Io non sono il primo. Più che una miniera, ma un impianto gigantesco di fonti energetiche rinnovabili, perché sono dati neutri che vengono messi a disposizione. Questo è nuovo. Questo è nuovo. No, perché sai, il concetto di miniera, che prima ci siamo, le altre volte dicevamo che è una miniera di dati, ma le miniere, a parte che si esauriscono, poi sono di solito in concessione a pochi per l'estrazione dei materiali. Qui si tratta invece di un grandissimo impianto di fonti energetiche rinnovabili che è aperto. I dati vengono messi a disposizione in modo neutrale e in modo precompetitivo. Poi chi ha più filo tesse più tela, più capacità creativa, più capacità imprenditoriale può utilizzare per fare cose che forse oggi noi, non so se l'avete già sottolineato, non siamo neanche in grado di prevedere. E il bello è quello, che non siamo in grado di prevederlo, per cui le possibilità di utilizzo sia economico che, diciamo, con utilità economica e con utilità sociale sono enormi. Ecco, il fatto che negli ultimi mesi si presti molta più attenzione solo rispetto a qualche anno fa a questi temi credo che sia una cosa molto utile. Io chiudo dicendo che il nostro impegno per valorizzare questo grande impianto di energia rinnovabile sarà ancora più forte nei prossimi mesi, nonostante sia stato già forte nei mesi passati, perché capiamo sempre di più che la presa di coscienza dell'importanza di questo tema può portare veramente risultati importanti a tutti noi e soprattutto alle nostre comunità. Grazie ancora per l'invito e grazie e buon convegno a tutti voi. Grazie. Thank you, Mr. Giordano. This is important, and on our part as Nexus Center and Department of Legal Sciences in Torino, we can confirm you that we're going to work with you in the road ahead, and we hope to do it in good company, because our partners in this project might be keeping to work in the public sector open data field for a number of years, so we continue this kind of cooperation. Now the time has come for Luis Ferrao from the European Commission to bring the viewpoint of the European institutions, which I must underline at this moment is crucial. Europe is in a difficult moment. It's embattled on many sides because of the global economic and financial crisis. But Europe has a value added to deliver in crucial areas, and I must say that my feeling is that open sector, open data is a field in which we can do no progress as individual member states. It's a cross-border issue where the European dimension is essential, and we should never forget how essential the European dimension is. Thank you. Thank you all. Good morning. I'd like to thank also
Regional Minister for being there, and Lapsi for inviting me to address this very important meeting on opening up public data resources. That's the name I have given to my presentation, because I think it grasps the spirit of all this exercise we are now launching around Europe. It's not my original wording. I've taken it from, I think, the communication, recent communication on open data adopted by the Commission in December 2011. Indeed, this is a new venture that has started already some years ago. I remember in the late 80s the recommendation, the guidelines on exploitation of public sector information. Then we had the directive adopted in 2003. Now we are involved in this bigger exercise, which is the open data strategy. So the wider picture for this new strategy is the 2020 strategy for Europe, smart growth and the digital agenda, which is one of the tools to implement that strategy, which has spotted the singled out as one of the key actions opening up public data resources for EUs. We should therefore see all this inside this strategy for growth and jobs, and in that strategy, the digital single market that is to be implemented by 2015. What is the challenge? The challenge is that public data has been recognized as a key resource for value-added services and products on a pan-European scale. And for that, we need this data to be available on a fashion that allows to end up the value of this economic value at the pan-European level. We have a problem also of a market gap, as we see in the next slide, with our major partners on this exploitation of this data. And there are barriers that remain still in spite of the directive in 2003. That's why it has been now, it's now been proposed to be reviewed. This slide shows the huge gap that exists between Europe and the United States on exploitation of this resource. While in Europe the economic value of public sector information is still lower than 1% of GDP, it is already over 7% of GDP in the US. This more than seven times gap represents the potential for growth in Europe for this new source of wealth and growth. So we are heading into a new open data landscape. There's already a minimum framework that has been put in place. But technology has been evolving at a very fast speed. Now there are tools to extract value from huge sets of data, as the regional minister mentioned, and to analyze, combine, process, and
exploit this data in manners that were completely unpredictable some years ago. And so the open government policies that are now being implemented in several member states and also at regional level, these open government policies have been put in place also for taking the benefit from these new possibilities, but also for reasons of increasing transparency and efficiency of the administration. So this, I would say, the new open data landscape that we are prioritizing in our new strategies for the future. You have at government, at national level, some open data portals like the UK, already running up at cruise speed. Also at the local level, you have Data Piemonte in Italy and others in Spain. Soon you'll have, as I will show, also at the European level, open data portals operational. So the Commission adopted last December an open data strategy, which includes several strands. First of all, a communication on open data, which shows up the broader picture and the different strands of action to reach there. One of them is an enhanced reuse policy with amendments to the PSI directive and the new Commission reuse decision for its own Commission documents. And then, as I said, there's an open portal which will become operational quite soon in 2012. The amendments to the directive as proposed in 2011, it's still under discussion by the legislator, aim at more openness by promoting open government licenses. Also to increase transparency by launching open data portals, more reusability by creating a right to reuse documents that are accessible, and promoting open machine readable formats, and bringing costs downwards, so reducing charging barriers to reuse. It also widens the scope of the directive into some cultural content that was not covered by the first directive, like libraries, archives, and museums. Some additional features in the 2001 proposal are guidance for charging calculation, licensing conditions, machine readable formats. There will be also more coordination with setting up of independent regulators, and the monitoring of reuse by every year reporting on the extent and conditions of PSI use in order to get some consistency both at national and pan-European level. So what lies ahead, and I'll finish with that. We'll have in 2012, this year, an open portal of the Commission in early September, and amended the PSI directive this year or next year, depending on the decision-making process. And in 2013, we'll have a pan-European open data portal, which will already include not only other institutions, but also open portals at national level and regional level. And then from 2014 to 2020, we'll have an
European Digital Services Infrastructure, called e-services infrastructure, and the new Connecting Europe Facility program, which is a multi-annual financing program, which is also still being adopted. So I would just like to thank you for your attention, and I will not delay more at this introductory presentation, because I know there's important discussion sessions ahead. Thank you very much. Thank you. Thank you, Luis. Good work. I think it's connected again. Thank you, Luis. This was helpful to give a general picture. Maybe you can tell us about the status of the proposals for the amendment. We are a bit confused because we have a text which is the one which was released December the 12th, 2011. And then we started to have circulating online other texts with amendments, one at least. How is what is the relationship between the official one and the one which is unofficially circulating? Could you tell us anything on this? Thanks, Mark. Well, I cannot tell much because this is very much been discussed by the Council and Parliament, and so the process is still ongoing and open. The only really clear text we can base on is the Commission proposal. But of course, there is there are compromise texts already since then. Whether one or more of them will be taken up by the final adopted version, I don't know. I know there are some issues regarding charging, so not about the marginal cost, which seems more or less accepted, but as regards the exceptions to the marginal cost, because there will be exceptions. So the scope of this exception is one of the open issues, and there are other issues with the independent regulator, operational issues with that. But for the time being, it's impossible to predict what will come out of that. What I know is that it seems we seem to be heading for a first reading adoption, probably early next year. But until then, the four committees of the Parliament which are involved will have to adopt their position, and of course the plenary of the Parliament and the Council, because this is a co-legislative procedure, will have to have the final say. Thank you, Luis, again. And before I give the floor to Cristiana, I must make special thanks to her, because she has been the project manager for both projects, for the thematic network and for the regional research project. And this has been really a tall order. I would like to underline what is a project manager. We conceptualize research as something which is done individually in a room with books, paper, pencil, or maybe computer, but the research is no longer like this. You have to put together many different people, you have to organize events, you have to go through steps which are distributed. So research is an ecosystem, and at the top of this organization is the project manager. This is an extremely difficult job, and it becomes more than twice as difficult when you have to work on two separate projects at the same time with lots of synergy, but also with lots of difficulties, because at some times these not only overlap but conflict one with the other. So thank you, Christiana, and the floor is to you. Thanks.
So, thank you, Professor. I've been trying to convince him of the challenges being a project manager for 2.5 years, and I finally succeeded. So welcome everybody in Turin and to this final Lapsian EVPSI meeting. As a project manager, I would like to tell you some housekeeping information before starting. So for everyone, the presentations will be both in Italian and in English. So in case you need, just ask to the young lady, all the staff, for understanding both presentations. Tonight we're going to organize some food for thoughts dinners. They are open to everyone, and everyone is paying for their own dinner. So in case you wish to join and you haven't registered yet, please inform Claudio before lunch or at latest during the lunch break. The message is just for the LAPSI members. Tomorrow morning we have our internal meeting at 8:30 in this room. So because the other room is not available. So at 8:30 we are meeting here. In case you cannot come, please just inform me because we need to discuss some internal LAPSI things, and we need to have your opinion as well. And finally, as you noticed, the microphones, we are having some troubles with the microphones, but the technicians are working for enabling all the microphones for at least these afternoon sessions. So, in your welcome package, you have the program for these 2 days. The program remains the same, as indicated in your welcome package. There are just the 2 minor modifications. In particular, unfortunately, Mr. Longhorn couldn't make it, so Marco Ricolfi is going to introduce the morning session, providing with a general overview of the subject matters. Then we're going through the first 4 steps. We're going to discuss about access. It is impossible to discuss about reuse if we do not understand access, how accessible data are. Then we're going to investigate on the possible hurdles which may hinder the reuse of public sector information. And in particular, we're focusing on privacy and on other exclusive rights, such as intellectual property rights. And we're concluding the day by discussing some antitrust issues and some economic issues, in particular, with particular attention to pricing, to charging principles. These 2 days, and tomorrow we're going to discuss about the exercise, the licenses and regulatory bodies. The presentations that you will be hearing in these 2 days are a combination of the EVPSI and LAPSI findings. So as already mentioned, LAPSI is a thematic network on legal aspects of public sector information reuse, while EVPSI is a research project on economic, legal and technological aspects of public sector information, access and reuse. So everything is combined and is going to be made available in these 2 days. I think that I don't have anything else to say, so I would leave the floor to Professor Ricolfi for introducing us to the magic world of public sector information. Thank you. One never knows whether it works or not. So, here, I'm replacing a member of our advisory board, Roger Longhorn, who is a person who knows about the stuff. And so it would have been ideal to give us the sentience, not from the partners to the project and experts, but from the people in the public who don't know this much about the subject. Except that unfortunately he had an ailment, he's sick at the moment, could not come. So I'm replacing a person who knows with myself, who am a person who
is struggling to understand rather than knowing. But I will tell you, give you four examples of public sector information and highlight five features, and I hope that this may be a way to grasp something about this area, which is an area which is rather nebulous in that it puts together quite disparate items. So let's start from the examples, and the first one would be geographic information. This is an archetypal kind of public sector information or open data. We're talking here about maps, about aerial photographs, postcode information, and we always have to look at the supply side first, where they are generated and collected and organized, and this is obviously done to a large extent by the public sector. We should always remember that the best maps come from the military, in fact. But then if we look at the other side of the coin, which is not production but reuse, geographical information has a large amount of reuses, which go from helping vehicles navigation from TomTom and the like, to helping the delivery of physical goods at any given address. And it gets more exciting and technological when the digital maps are being combined with what are called location-based services, which are becoming more important. New wireless applications which link to the digital map, whatever kind of information may be from time to time required. And it gets pretty fine-grained. Imagine that when we had the fires in Australia in the incredibly hot summer they had, these applications were able to counter forest fires, locating exactly where the forest fire was spreading and saving lives. So we are talking about uses which get fine-grained and more and more fine-grained. Number two would be meteorological data. Meteorological data on the supply side are one of the basic functions of Western public administrations in the last century and a half. On the reuse side, we may have reuses which are very sophisticated with a lot of added value. Imagine when we have a refurbishment or maintenance of oil rigs. This requires knowing exactly what's going to be the weather in the next 3 hours so that the enormously costly machinery is employed to the best use. This is typically a reuse which is done on the basis of the public data which are coming on the meteorological trends by matching various data sets to be incredibly accurate. On the other side, we also have social applications like the application which has been created for Dutch cyclists, which are subject to sudden showers when they're cycling. This is not so sophisticated, probably does not have dollar value, but it's important to enable a better experience of cycling without getting wet all the time. Here, in connection with meteorological data, we can see also the e-government dimension, the transparency dimension. These data can contribute by creating distributed research environments to analysis on weather change and contribute to proposing policy solutions to what seems to be one of the most intractable problems we face. Number three would be land data, what are sometimes puzzlingly called cadastral data, which on the supply side are generated when public administrations register land transactions,
But on the reuse side, are an important component in the assessment of counterparty risk. If you want to finance a transaction, you've got to know whether the guy has bounced checks, but also whether he or she has land, which can be resorted to in case of default or failure to comply. And the last example I want to give, also because we are entering this area, are metadata about museums and archives, which on the supply side, the museum has to hold, to know what it is holding, but if made available on the reuse side, may lead tourist flows in the direction of items which are of relevance and interest to the interested tourist or scholar, as he or she may be. Now, these are the four examples. Let me say something about the five features to give an initial landscape. And the first feature I would describe as the importance of being public, not the importance of being earnest, but the importance of being public. These data are data which are of no value individually. A single item has no value, but if you start to have a collection which is there because it has been compiled over years, over decades, maybe over one century, think about meteorological data, it starts to have an enormous value. And let me underline what is the importance of the fact that these data, maybe they're not totally unbiased, because even public sector bodies may have their agendas, but the bias is one which can be detected and discounted, so that the rate of reliability is higher than what you would expect if you got data from the market. And this is also important for the technological dimension, which Luis Ferraro was referring to. Now we have these technologies which are game changers, like information mining was what I still understood. When my friends start to talk about supercomputing and big data, I get a bit more confused, but what I can assure you that to have this raw material to feed the technological machinery of computing is something which is going to change our decision-making process in many relevant ways. So this would be the first feature, the importance of being public. But then, and this is something which was mentioned by Massimo Giordano before, unpredictability, the fact that ex ante, you don't know what is the possible use. And this is extremely important, the feature, because it means that it's not possible for policy makers, but even the markets, to predict what is the use which you can put the data sets by matching them. This is something which arises because the need arises, and somebody smart is thinking about how to deal with this unexpected need. Google Maps, Google Earth, this is something which is embedded in our everyday knowledge now, but think about 10 years ago. It was not there, nobody was thinking about it, except a couple of smart venture firms, and Google was so smart to say, hey, here is something which we can capitalize on, and they did. But this is something which emerged because the technology enabled the need, and the need has prompted the technology, and you could not know in advance how it was. Let me say a couple of words about this ex-ante unpredictability. What are the incentives to invest, to exploit this trove, this mine, this renewable energy source, as Sorry Giordano was saying before? Usually we think about market incentives, economic incentives, meaning the guy is going to invest on an application because at the end of the day he's going to get some money out of it, maybe not much, but some money. Except that this is not always true when we're talking about social applications, social reuses of data, like our Dutch showers,
prediction tools I was referring to. Many times, the incentive is an incentive based not on individuals but on communities. It's an incentive based not on the amount of money you get out of a certain application, but the kick you get out of dealing with open data and enabling groups of people you feel loyal to reuse them in a way which is solving some problem of theirs. And I remember in Torino in 1999, we had, not here, at Archivio Discato, a meeting with Larry Lessig, and Lessig was talking about this issue of incentives, saying .NET is enabling things which economists cannot explain. Why there is all this effort and contribution by people who don't have a monetary reward. In some way he was anticipating Wikipedia. In some way he was anticipating what Yochai Benker explained very well, that when you can pool effort by contributing a small grain of your time and your energy and your intelligence, then the matter of economic incentives tend to be, as Becker puts it, trivial. So, ex ante unpredictability, but not, let's not just look at the incentive to create this, because they're also community-based, altruistic and cooperative incentives, if I may use the word. The third feature is that we're talking about, when we talk about open data, we're talking about technologies which are general purpose, the way transportation and electricity are, meaning they can be used across a number of very different sectors. And fourth item would be the complementarity and non-rivalry in production of public sector. What do I mean by complementarity? One application is built on a former application, which is built on a former application, and then we'll have a fourth layer. It's really a cumulative process. And let me notice, underline one thing. It's pretty obvious that when you have physical hard resources, the use by one individual is depleting the same resource for the other individual. If I eat my apple, then Raffaele won't be able to eat it. But if I use my digital map, this is not detracting anything from Raffaele's use of the digital map. Except that here, this is pretty obvious, but we have also non-rivalry, not only in consumption, but also in production. So the fact that a certain data has been used as an input for creating an application, for creating a technological solution, is not preventing the next guy to reuse the same data as an input for a different or a complementary application. And this is totally new for economies. I remember in 1996 I wrote a paper which was called From Chicago to Cyberspace, saying that all the economics on which our neoclassical marginalist economy was based was turned on its head by the fact that digital copies are perfect, infinite, and costless. And this is the area in which we see the impact of this more strongly. And the final point is again underlining what is the importance of the social, non-market value of the application. This is an area in which I will confine myself to saying we have enormous externalities, downstream externalities, network externalities, which are not only economic, but are based on the social and public value. I have mentioned two. One is meteorological data may help oil rigs and have extremely high market value, but also may help us in policy making to tackle climate change. Or we're saying communities, not just individuals who want to make a buck at the end of the day, have an incentive to create. So this is an area in which the public and social dimension is as important as the market.
and this is important to shaping the rules. Maybe this is not our friend Roger would have said, but it may be a good starting point for knowing what we're talking about. So after giving you my attempt at the primer on public sector information, I take over my role as a chair, and we have this morning session, starting with Benedetto Ponti, Paolo Patrito, Mireille Balashud, who are going to talk to us about a transition, an essential transition, from public sector information to open data. So thank you to the previous speakers and the current speakers to come forward, please. I will take over from Roger Longford, also as a chair, and my first task is to present to you the speakers, starting from Benedetto Ponti, who is a university researcher in administrative law at the University of Perugia. And this leads me to say two things about not only Ponti, but about the project. When we started to deal with public sector information, one of the very few things we had in Italian was the work by Benedetto. So we're grateful to him as a groundbreaker who has helped us in many ways. And the other thing I want to underline is that the project is so interdisciplinary. Now, I'm a business and IP lawyer, intellectual property lawyer, but this is the first person who comes to speak from a totally different field, administrative law. And I must add that, as you can expect, we had to extend our interdisciplinary reach to economics and to technological aspects, which sometimes we don't really understand, but it is important to understand what you don't understand. This is always a good starting point. And in the field of administrative law, Benedetto Ponti is one who has given us the line. So Benedetto, the floor is yours. Let me apologize our guest from abroad, but I'm going to do this speech in Italian language because my English is not good enough, or not good at all, but I hope that this presentation and service of the translation service will be helpful. And let me also thank you in advance for your comment, question and remarks that are welcome. Dunque potremmo interpretare quello che io chiamo l'open data system come un passo ulteriore in una strategia della trasparenza, che è ben conosciuta, che fa parte delle caratteristiche del sistema democratico, e questa relazione tra trasparenza e open data sembra essere davvero molto lineare, quasi scontata, e così potremmo semplicemente limitarci a aggiornare l'invito di Tim Berners-Lee di pochi anni fa, e invece che Raw Data Now chiedere Open Data Now e concentrarci, cosa che insomma in questi giorni, questo giorno e mezzo, molti faranno, concentrarsi su come accelerare questo processo, come ottimizzare questo processo, ma insomma procedere su questa strada. Il che significherebbe appunto che gli open data sono un altro passo lungo lo stesso cammino. Quali sono le caratteristiche di questo, diciamo, questo che chiamo il paradigma della trasparenza, abbastanza conosciute, ma lasciatemele puntualizzare. Questo paradigma si basa sulla disclosure,
di informazioni possedute dal settore pubblico. Quello che importa è la disclosure. C'è qualcosa che merita di essere reso noto, perché dalla conoscenza derivano una serie di vantaggi in termini di accountability, in termini di imparzialità, di buon andamento, di performance, eccetera. E quindi la cosa fondamentale è vedere quali sono gli strumenti più adatti per consentire questa disclosure. E questi sono notoriamente la disclosure su richiesta, l'accesso e la proactive dissemination. Un'altra caratteristica di questo paradigma è che il gap tra ciò che viene reso noto, pubblicamente noto, la disclosure, e ciò che si intende far conoscere, quello che si vuole far comprendere, questo gap è molto ridotto. E questo vale sia per lo strumento del diritto di accesso che per lo strumento della disseminazione delle informazioni. È valido per il diritto di accesso perché chi chiede l'accesso, nella generalità dei casi, sa già che ci vuole fare con quella informazione, che tipo di trasparenza, che tipo di conoscenza gli offre quella informazione che sta richiedendo. Questo vale ancora di più per gli strumenti di disseminazione proattiva delle informazioni, perché qui è il settore pubblico, è il legislatore o chi per lui, che seleziona le informazioni in vista della trasparenza. Pensate ai publication scheme nella Freedom of Information Law del Regno Unito, pensate agli obblighi di trasparenza massicciamente previsti nel nostro ordinamento, ma possiamo aggiungere l'esperienza spagnola, possiamo aggiungere il concetto di informazioni essenziali nel sistema francese e così via. E un'altra caratteristica di questo paradigma, e mi fa piacere che il professor Rigolfi in qualche modo lo abbia già anticipato, è che gli effetti della trasparenza sono ritenuti conoscibili a priori, ex ante, e così che il legislatore si permette di bilanciare questi effetti. E quando questi effetti positivi sono in qualche modo superati da effetti negativi che possono attenere alla tutela dei dati personali, oppure alla riservatezza pubblica, semplicemente la disclosure non si realizza e non si realizza la trasparenza, oppure viene posticipata. E quindi gli effetti della trasparenza stanno tutti nella parte della lavagna dove sono segnati i bravi ragazzi. E diciamo, le discussioni su questo punto negli ultimi 50, forse negli ultimi 100 anni, anche più, hanno riguardato dove tracciare la linea tra bravi ragazzi e cattivi ragazzi, ma in pochissimi hanno messo in discussione il fatto che questa linea possa essere tracciata. Allora, la mia impressione è che invece gli effetti dell'open data system non si accordino con questo paradigma. In primo luoco, perché questo Rigolfi l'ha già anticipato, non sapremmo dire qual è la finalità per la quale realizziamo l'open data. Le finalità sono tantissime, ma nessuna di queste finalità, giustifica il ricorso a questa soluzione. Il secondo elemento è che il gap tra le informazioni rese disponibili e il tipo di comprensione che queste informazioni sono in grado di produrre è molto ampio. Perché i dataset messi a disposizione così come sono significano sostanzialmente nulla. C'è bisogno di qualcuno che, applicandosi su questi dataset, riutilizzandoli, combinandoli con altre fonti informative, dia un significato, una rappresentazione che sia comprensibile, che sia significativa. E in questo spazio, in questo gap, è evidente che acquistano un ruolo assolutamente centrale il riutilizzatore, cioè chi compie questa operazione che conferisce significato. E questo significa anche che le finalità del riutilizzo
le decidono gli utilizzatori. Per quello che ci riguarda più direttamente sul discorso della trasparenza, quale trasparenza realizzare, su quali argomenti, con quale intento, è una decisione che sta integralmente sugli utilizzatori. E anche qui Ricolfi mi ha preceduto, così diciamo l'argomento più forte. E quindi questi effetti, gli effetti in termini di trasparenza per l'utilizzo dei dati nell'Open Data System, non sono prevedibili. Non lo sappiamo che cosa può succedere. E la letteratura è già piena sia di esperienze che di proiezioni su una serie di effetti non gradevoli, alcuni di carattere perverso. E cioè, nell'Open Data System, oltre alla parte dei bravi ragazzi, è molto popolata anche la sezione della lavagna con i cattivi ragazzi. Io ho fatto soltanto alcuni esempi, ce ne sono molti altri. Come mai questo disallineamento? Allora, a mio parere, possiamo capire le ragioni di questo disallineamento tra il paradigma tradizionale della trasparenza e quello che, insomma, mi sembra di poter dire essere quantomeno l'approccio conoscitivo di questo nuovo paradigma, dipende dalla relazione classica tra informazione e potere. Nel disclosure paradigm, la trasparenza è uno strumento del potere, cioè sta dentro il meccanismo del potere. Attenzione che io dico potere in termini neutri, perché questo è una caratteristica del potere sistema di carattere democratico, ma la trasparenza funziona come meccanismo di legittimazione, la trasparenza funziona come meccanismo di autocontrollo del potere, è insomma essenzialmente un strumento regni. Nell'open data system la mia impressione è che ci troviamo di fronte a una cessione di potere o a comunque una condivisione di potere al di fuori del perimetro del sistema pubblico. Quanto potere viene condiviso dipende da come questo sistema sarà applicato, e ci sono alcuni elementi che sono decisivi. In particolare, gli open data saranno tutti by default oppure secondo uno schema incrementale o a discrezione dell'amministrazione. Sono tutti elementi che incidono molto, ma secondo me incidono soprattutto sulla quantità, ma non sulla qualità, perché il fatto che si tratta di una cessione di potere dipende dalle caratteristiche intrinseche di quello che noi chiamiamo open data, cioè le caratteristiche legali, riutilizzabilità, senza limiti di scopo, a un prezzo, al costo marginale che è, come sappiamo, un costo marginale tendenzialmente pari a zero. E poi le caratteristiche tecniche, no? Si deve trattare di un formato con le caratteristiche che conosciamo. E poi appunto quello che dicevo prima, il fatto che non esiste una previa finalizzazione degli usi. Quindi una prima riflessione è che forse è sbagliato valutare gli effetti in termini di trasparenza dell'open data system muovendosi sulle coordinate di un paradigma che non si adatta a questo nuovo ambiente, a questo nuovo ecosistema. Se è così, per chiudere, provo soltanto a segnalare quelli che, molto modestamente a mio avviso, mi sembrano essere le caratteristiche di questo diverso paradigma. Innanzitutto il fatto che il potere venga in qualche modo ceduto o condiviso all'esterno non significa che il potere viene annullato.
significa che il potere viene ridislocato. Ci sono nuovi soggetti in grado di esercitare il potere che deriva dall'informazione. Di qui appunto il ruolo cruciale dell'user. Il terzo punto è che a mio avviso l'open data ha a che fare con la libertà e non con l'eguaglianza. E cioè, nella misura in cui viene realizzato questo paradigma, si aprono nuovi spazi per l'esercizio della libertà personale, collettiva, da parte dei soggetti economici, da parte dei soggetti del terzo settore, eccetera. Ma per sfruttare questi spazi è necessario avere le conoscenze per farlo, e queste conoscenze non sono equamente distribuite. E quindi da questo punto di vista l'open data in qualche modo amplifica la necessità che altrove, secondo altri canali, queste risorse siano effettivamente distribuite in maniera più equa. Parlo di risorse educative, parlo di risorse infrastrutturali. Il sistema, a mio avviso, questo paradigma, però contiene al suo interno qualche anticorpo fondamentale. E questo perché la trasparenza, diciamo, tornato a parlare di trasparenza, le trasparenze che vengono prodotte dai riutilizzatori non operano solo in verticale, no? Anzi direi che siccome questi soggetti sono in qualche modo portatori di un loro potere, in generale queste trasparenze si muovono in orizzontale, ma si muovono in orizzontale anche verso l'attività di riutilizzo scorretta o ingannevole da parte di altri utilizzatori, e quindi è sempre possibile segnalare queste scorrettezze. Insomma, c'è una pluralità di voci, lo schema è quello classico del pluralismo di voci, con una caratteristica distintiva a mio avviso. Questa caratteristica è che il pluralismo si fonda su una base di dati che è condivisa e che non può essere messa in discussione. Chiudo con quelle che, di fronte a questa potenziale abbondanza di voci e di diverse trasparenze in concorso, in conflitto tra loro, chiudo con quelli che mi sembrano in prospettiva, diciamo, i colli di bottiglia fondamentali, cioè di fronte a tanta abbondanza dove sta la scarsità? Innanzitutto la scarsità da parte dell'attenzione degli utilizzatori finali di questi prodotti e servizi di trasparenza, perché anche i soggetti più interessati hanno risorse di attenzione limitate, e quindi è decisivo capire, provare a immaginare quali saranno le dinamiche con le quali sarà possibile catturare l'attenzione dei soggetti. Il secondo punto è che, data la pluralità dei soggetti, gli utilizzatori che forniranno servizi di trasparenza, e dal momento che non tutti potranno godere della stessa reputazione, cioè che la reputazione anche in questo caso è ben scarso, come si conquista la reputazione, come la si mantiene e come la si perde. Ecco, questi mi sembrano in prospettiva, nell'open data system, i due colli di bottiglia attraverso i quali passeranno le criticità del sistema. Vi ringrazio. Grazie Benedetto. Prima di passare la parola a Paolo Padrito, volevo osservare come questa prospettiva sia estremamente suggestiva. Il tema del potere, informazione e potere. Forse i nostri colleghi anglosassoni penseranno però che se il tema è estremamente stimolante e suggestivo, è stato trattato in maniera forse un po' metafisica, nel senso che
ci ha dato il tempo, infatti giustamente Benedetto dice 15 minuti non potevano consentirmi di più, io attendo che questa, che è una dimensione molto mancante, quindi va sottolineata, trovi poi una sua collocazione meno allusiva, che mi ricorda quando Hegel parlava di temi di potere, che faceva capire e non faceva capire, strizzando a sua volta un po' gli occhi al potere. Mi ha dato questa impressione, a cui noi continentali siamo abituati, ma gli analitici anglosassoni sono meno abituati, quindi attendiamo di vedere poi l'aspetto più analitico. Paolo Patrito, avvocato e dottore di ricerca in diritto amministrativo, con Francesca Pavoni è stato magna pars per l'incorporazione nel nostro progetto IBSI del diritto amministrativo, e ci parla della Public Procurement Access, Public Procurement e Reuse Perspective. Beh, intanto ringrazio il professor Ricolfi per il graditissimo invito e parlerò in italiano. Vorrei iniziare con la definizione di due... la pubblicità e la trasparenza. Pubblicità è stata definita come la garanzia di conoscibilità dell'esercizio della funzione amministrativa, ossia si tratta ad oggetto le informazioni che dell'amministrazione che vanno rese pubbliche. Trasparenza invece è l'esigenza di controllo diffuso sull'attività amministrativa. Ho iniziato con queste due definizioni, pubblicità e trasparenza, perché secondo me possono costituire la chiave di lettura per affrontare il rapporto piuttosto complesso tra la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi e la disciplina del riutilizzo dei documenti amministrativi. Intanto l'accesso è appunto il diritto per chi ne abbia interesse di prendere visione o estrarre copia di documenti detenuti da una pubblica amministrazione. Si tratta di una situazione strumentale in quanto tende alla difesa di una situazione giuridica soggettiva. Come ho già detto, l'accesso richiede, per essere, diciamo, l'istanza di accesso per essere accolta, richiede che il soggetto dimostri un interesse concreto, attuale, personale all'accesso, alla visione dei documenti di cui si tratta. L'altra faccia della medaglia è che l'accesso non può costituire un'azione popolare né strumento per l'esercizio del controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione. Dunque, secondo me, diciamo, possiamo incasellare l'accesso nell'istituto della pubblicità. Una parziale nel diritto italiano appunto, l'accesso non può costituire esercizio controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione. Quindi, sulla base di quello che dicevamo prima, l'accesso può essere ricompreso nella categoria della pubblicità. Parziale eccezione è data dall'accesso alle informazioni in materia ambientale. Parziale perché, pur vero, la disciplina afferma che chiunque può prendere visione delle informazioni in materia ambientale senza che dimostri un particolare accesso. La giurisprudenza però fa rientrare, diciamo, dalla finestra quello che il legislatore aveva fatto uscire dalla porta, nel senso che è pur sempre precisato dalla giurisprudenza che anche le informazioni in materia ambientale non possono costituire, trasformarsi in un controllo generalizzato sull'attività amministrativa. L'accesso poi conosce limiti, ad esempio i documenti coperti dal segreto di Stato non sono accessibili, e conosce limiti con riguardo agli interessi di soggetti terzi che potrebbero essere lesi dall'accesso ai documenti amministrativi, in particolare la riservatezza, la privacy e la riservatezza commerciale. E anche il diritto d'autore può costituire limite al diritto d'accesso. In particolare la riservatezza cosiddetta commerciale viene in rilievo per quanto attiene alle offerte dei partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica.
La disciplina italiana prevede infatti che non siano accessibili le informazioni che i concorrenti hanno depositato per partecipare alla procedura e che siano informazioni che abbiano ad oggetto l'interesse segreti tecnici e commerciali. Fatta salva però l'eccezione che se l'accesso a queste informazioni si rende necessario per la tutela giurisdizionale, anche in questo caso è permesso l'accesso. Un altro aspetto che mi preme sottolineare riguarda il rapporto tra appunto il diritto d'accesso e il diritto d'autore, ad esempio per quanto riguarda i progetti allegati ai permessi di costruire. La giurisprudenza più volte ha affrontato una fattispecie in cui la pubblica amministrazione aveva negato l'accesso appunto al progetto allegato al permesso di costruire sul rilievo che l'architetto che l'aveva redatto non aveva dato l'autorizzazione e quindi secondo l'amministrazione il diritto d'autore impediva l'ostensione del documento. La giurisprudenza non accetta questo diniego, questa motivazione, perché sostiene che in realtà il diritto d'accesso e il diritto d'autore si muovono su piani diversi. Il diritto d'accesso regola il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, il diritto d'autore regola il rapporto tra i privati, per cui ad esempio, dice la giurisprudenza, se chi ha ottenuto l'accesso al progetto allegato al permesso di costruire ne abusi, vi sarà adeguata tutela nelle competenti sedi civili e penali a tutela del diritto d'autore. Diverso invece è il rapporto tra cittadino e amministrazione che, come abbiamo detto, è improntato al principio della pubblicità. Fatta questa premessa, occorre ora affrontare il problema del riutilizzo dei dati pubblici, perché, come vedremo, vengono in rilievo sia i profili relativi all'accesso sia alla tutela del diritto d'autore. Intanto il riutilizzo dei dati pubblici è definito dalla direttiva e poi dal decreto di recepimento italiano come il riuso, il riutilizzo appunto di dati detenuti di cui è titolare una pubblica amministrazione per scopi commerciali o non commerciali diversi da quelli per cui il documento era stato prodotto. Il primo punto da sottolineare è che dati che possono essere riutilizzati sono definiti come dati pubblici, cioè i dati conoscibili da chiunque. Ecco dunque un primo punto di contatto con la disciplina d'accesso, diciamo in negativo. Come abbiamo visto prima, l'accesso non ha ad oggetto i dati conoscibili da chiunque perché per esercitare il diritto d'accesso occorre dimostrare un interesse concreto a tutti personale. Del resto è la stessa disciplina del decreto legislativo che fa espressamente salva la tutela, la normativa in materia di accesso. Lo stesso si dica per quanto riguarda il diritto d'autore, la cui normativa è a sua volta fatta salva dalla disciplina sul riutilizzo. Dunque, sulla base di queste prime considerazioni, si potrebbe affermare che accesso e riutilizzo si muovono su due piani diversi, non comunicanti. Una cosa è accesso, un'altra è riutilizzo. In realtà questa è una visione, a mio modo di vedere, parziale, nel senso che si danno o possono darsi ipotesi in cui i due istituti, accesso e riutilizzo, possono addirittura sovrapporsi o concorrere. Volevo solo fare due o tre esempi. Il primo riguarda l'accesso alle liste elettorali, che sono accesso che è disciplinato da una legge speciale. Ebbene, afferma il legislatore che è possibile l'accesso alle liste elettorali per alcune... indica anche le finalità. In particolare si tratta per le finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo passivo e poi di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica o carattere socioassistenziale. Quindi vediamo che, secondo me, per quanto riguarda la disciplina dell'accesso alle liste elettorali, concorrono effettivamente i due istituti, cioè l'accesso che è l'istituto che è utilizzato da chi ha un
particolare interesse personale a prendere visione delle liste elettorali, ad esempio potrebbe essere un candidato che contesti lo svolgimento delle operazioni elettorali, ma può anche essere interessato alle liste elettorali, cioè colui che ha interesse appunto prendere visione delle liste elettorali per finalità di ricerca statistica, di studio scientifico, storica. Quindi vediamo che in questo campo i due istituti possono appunto concorrere a seconda dell'interesse concreto che muove il richiedente. Lo stesso discorso secondo me si può fare in ordine al cosiddetto accesso del giornalista. La giurisprudenza ha affermato che il giornalista che si rivolge all'amministrazione per chiedere documenti per ciò stesso ha l'interesse all'accesso in quanto per la sua professione esercita il diritto costituzionalmente garantito alla libertà di informazione. Quindi il solo fatto che un giornalista chieda all'amministrazione certi documenti lo legittima appunto ad avere copie di questi documenti proprio in vista della sua professione, cioè il garantito della libertà di informazione. Ma vediamo che sulla base di quel che dicevo prima in tema di diritto d'accesso le due cose non possono stare insieme, perché certamente non ha il giornalista un interesse a tutelare una propria situazione soggettiva che è il proprio dell'accesso. In realtà il giornalista, secondo me, più che un soggetto che chiede, esercita il diritto d'accesso, è un altro riutilizzatore. Esercita cioè appunto il diritto alla libertà di informazione. In particolare volevo citare un caso giurisprudenziale perché mi sembra che confermi quanto si sosteneva. Si trattava nel caso di specie di un giornalista che aveva chiesto l'accesso alle retribuzioni dei pubblici dipendenti di un certo comune. La fattispecie del 2005, quindi il giudice amministrativo applica il diritto d'accesso. Alcuni anni dopo, cioè nel 2009, la legislazione italiana prevede che, tra le altre cose, le retribuzioni, in particolare dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, debbano essere inserite sul sito di ciascuna pubblica amministrazione. Si tratta, come espressamente definito dalla legge, di dati conoscibili da chiunque. Vediamo dunque che è la stessa evoluzione legislativa a confermare appunto che in realtà quello che si poteva definire, era qualificato come accesso del giornalista, in realtà costituisce una fattispecie ante litteram del riutilizzo di dati pubblici. E la finalità secondo me è quella della trasparenza. Come abbiamo detto all'inizio, trasparenza è il controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione, e il giornalista accedendo ad esempio alle retribuzioni dei pubblici dipendenti e diffondendole permette ai cittadini e ai lettori dei giornali appunto di effettuare questo controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione che il diritto d'accesso non consente. Grazie. Grazie Paolo anche per aver approfondito un tema che avevo già visto trattato ma in maniera più incidentale nei lavori MPSI e che forse sorprenderà i nostri amici non italiani perché avendo l'azione FOIA l'impostazione loro è molto diversa. Noi abbiamo una complicazione in più perché se non l'avessimo non saremmo italiani. Però avendo questa complicazione è bene che abbiamo anche chi ce la spieghi e chi ci aiuti. Il prossimo speaker che si è avviato al leggio, to the lecture, è Rael Van Eschu, whom I have known now for several years when she was based at IVIR in Amsterdam, where she still has tenure as an associate professor. Let me remember that the Information Law Institute in Amsterdam, IVIR, is one of the most important and prestigious institutions in our field in Europe, and I would say in the world. But not content of this, she is now a scholar, a visiting scholar.
scholar in Cambridge, so she is expanding her views. And she has been precious in our thematic network. Whenever there is a document, not immediately, she takes her time. After a few weeks, we get the comments and notes by Mireille, who are always deep on everything, so I cannot understand how she can be so deep and also so persuasive in her remarks. She's going to talk to us about the role of freedom of information laws in open public sector information. Good to have the microphone handy. Thank you for that introduction. As the LAPSI members present here know, that access is a recurring theme in the network, and the Working Group 6 on Fundamental Rights has done policy recommendation, which is, I guess, in the final draft stages. Any comments still welcome. Christiana, when she sent around all the documents, included that document, so a more elaborate version of what I'm saying here can be read there. So, just to say, at first glance, I guess it's totally obvious that freedom of information laws are an important element in the mix for public data, and the previous speakers have also indicated that. And I think you probably all agree to that premise. So we might just go and have a coffee we're dying for by now. But I have some remarks to make on basically two things I want to do. One is put Freedom of Information Acts in the wider perspective of access rights to public sector information, and then looking specifically at Freedom of Information Acts, draw your attention to some aspects which may be a bit problematic or challenging from the open data strategy perspective. If we look at first a bit at the reuse picture, I guess three easy steps are: first, you have to have public data, you have to allow reuse, and the third step would be that reuse is effectively enabled through practical and legal conditions that actually foster alternative uses of public data. The PSI directive operates, I would say, effectively at stage three. That's its sort of main area where it operates. Intellectual property rights are very important elements, I think, in open data strategies, because they are at the basis of the license schemes used, whether these are liberal or not. And you could say intellectual property impacts mostly stages two and three, and freedom of information laws are mostly geared at ensuring there's access to data to begin with. If we look at the landscape, and I want to make sort of a remark beforehand about what I mean with Freedom of Information Acts, it's the normal sort of vocabulary that Anglo-Saxons would use, but I know that it often leads to misunderstandings because people think it's the same as free speech or freedom of expression or the free flow of information. Freedom of Information Acts are legal instruments that give access for all, basically, to certain public sector documents, usually, or information. So that's good to bear that in mind for those of you who may not be very familiar with this area. There are other types of access rights, usually could be in constitutional norms, could be in specific acts which instruct government to publish its laws, a civil procedure which has provisions on access to court decisions, for instance. So Freedom of Information Acts generally operate at the level of administration, the executive branch of government. If we go back to the slightly old-fashioned trias politica distinction between legislature, executive, and the judicial authorities. But in the field of public administration, there are many countries also tend to have very specific laws for usually for large public sector information holders. You might have specific acts regulating the activities of your Central Bureau of Statistics, of your meteorological organization, of cadastral information, public registries,
So again, freedom of information is only one aspect or one type of legislation, even though it is the most sort of generic. I've used the Dutch situation here as a bit of an example, because the situation is different in every country, so I can't really comment on all of those. But if we represent what I just said about the different laws you have in a more geographic, in a graphic manner, I guess this graph illustrates a bit of the diversity of regulation and sources of public sector information and the attendant norms. This is not a hugely adequate representation of how it is in the Netherlands. It's also about today. 20 years ago, this would have been different. For instance, case law, which is now in the top right quadrant, meaning it's made available actively, not all case law, but most case law, on an internet site by the judicial authorities, free to reuse, free of charge. That would have been quite different 20 years ago. It would have been much more, I guess, in the center of the graph, because you could get access to individual cases if you knew what you were looking for, but otherwise you would rely on legal publishers to have access to case collections, which is still true today, but in addition you could get the raw materials online from the government. And the land registry would have been in a different position. It would have been more up towards not having to operate on the full cost recovery charges 20 years ago. So it's a changing landscape as well. But what it does show that there are different degrees of openness in public sector information, from what you see on the left is the privileged access, so access for a few, usually requiring a particular interest. You have to motivate why you want access, and access is not given to everyone. And on the far right-hand side is where you typically have your freedom of information laws, that you need not spell out why you want access. If information is public under freedom of information laws, it's public for everyone. I think what's important to remember is that much, but I think most of you here would know this, much data that's interesting commercially from a reuse perspective is not actually freedom of information covered, but is in the right-hand lower quadrant, the public registers, land registry data, and so on. If you look to national freedom of information laws, there are many different aspects, and I have two slides in which I list a couple. We've already heard a couple of them come by in the previous presentations. And these aspects may be regulated differently in different countries. There are also a number of countries who do not have generic Freedom of Information Act, so it's a very mixed situation in the EU. I leave it up to you to read it, so I'll speed up my presentation a bit. So basically it's about what organizations are subject to these laws, what type of information, what are the grounds for refusing access, and intellectual property rights are a very problematic aspect here, because there's also a big question to what extent the intellectual property rights of the public sector themselves are actually a ground for refusing access. And other aspects are is what sort of information do you get? In some instances you can only come and read the information, but you don't actually get a copy that you can reuse. So basically this is a very sort of diverse, there's lots of variety in national laws to the extent that countries have national freedom of information laws. And the closest we have to a model really is the Council of Europe Convention on Access to Official Documents. It hasn't entered into force yet, and there seem to be a number of member states in the EU who have decided they're not going to ratify it anytime soon. And I think it's fair to say the problems with having this convention ratified, and also it's illustrative the ongoing debates about the review of the principal instrument at the EU level, the regulation to access of Commission and Council and Parliament documents. That's the sort of been reviewing that's been put on hold because it's very
controversial, I understand. That sort of seems to signal that even though open data strategies are very popular and hip and happening, at the level of access, it's a politically a very difficult issue and not much headway is being made, not with getting all EU member states to ratify the Council of Europe conventions or have at least some sort of minimum harmonization of these Freedom of Information Acts, even though it's not through the EU. But also politically in many member states, in the Netherlands there are proposals just presented to actually restrict our current Freedom of Information Acts. In the UK it's very controversial, in Hungary there have been problems. I think there was a lot of debate in Spain also about their new Freedom of Information Act and whether it was good enough. So there's a tension here between on the one hand saying open data yes, and on the other hand saying Freedom of Information, it's kind of problematic to do more there. If I'm not going to talk about the convention and what it says exactly, I just wanted to focus on a couple of items in there which I think show that it's not very straightforward to say, well, if everybody just has the convention ratified and a National Freedom of Information Act in place, we're there, open data-wise. Because the convention is still very focused on right to access on request, what's also called passive access, so you have to go to the public administration and say what you want. I think more importantly, it's always individual requests you have to make each time. It doesn't have anything in the way of procedures where you could have a continuous information relationship with the supply of bulk data and dynamic data. It also leaves contracting states, you know, the freedom to decide whether or not to regard data sets as information that can actually be accessed under Freedom of Information law. So obviously that's very problematic. And when it comes to active access, so obligations for the contracting states to go out there and make data available on their own accord, and that could be in consultation, of course, with user communities, saying, you know, what are your needs, we'll do it. They have lots of discretion there, and it's not a very solid sort of obligation. And finally, the value of public sector information or data as an economic resource is not a recognized driver. The Council of Europe Convention is still very traditional in a way. It's a classic Freedom of Information model that is primarily aimed at supporting transparency and accountability of the public sector and enabling informed participation by citizens in a democratic process, and it's not really internet adapted in a way, even though it's such a recent convention, you can say. So the question then is, I just limit myself to the short term, is what I think the EU could do. At the legislative level, the problem is that there's no real strong competence to harmonize Freedom of Information Acts beyond what has already been done for environmental information, so that's not really an open to way. And if you want to know more about the topic, it's in the recommendation of Working Group 6. So local access regimes are an essential building block, which means the EU has an interest in having member states at least ratify the access convention, because that will at least give a base level, even if it's not ideal. And an alternative is to build on existing access provisions that we already have for the environmental types of information and spatial data under INSPIRE. INSPIRE is based on the directive. It's mainly about improving the exchange of information between public sector bodies, but there's an element and some obligations of making certain public data available to the public. And maybe in that area there could be an expansion. As a final remark, I think, if you look at documents of the EU, like the open data recommendation of last December, access as a precondition
for successful open public sector data, and the strategy is really glossed over. I mean, it might be taken for granted. And that the EU's hands are tied when it comes to legislative competence to actually regulate access directly to information at member states level. It doesn't mean, I think, there's still not reason to really scrutinize what the role and the potential are of national Freedom of Information Acts in the open data strategy. And that will probably mean involving more different DGs, because the responsibilities are not in the same area, I think, in the EU with the same DGs and units. But I suppose that would be one way forward. Thank you. Thank you, Mireille. Thank you, all the speakers. I must say that after listening to the three speakers, I still feel confused. I feel that this area is very difficult, the relationship between access and reuse, and also how this relationship impacts the underlying question whether we are moving from the notion of public sector information to the notion of open public sector information, as in the title by Mireille. This is significant. We're talking about open public sector information. So it means that it's incorporating something about access into a reuse directive, or open data, as in Benedetto's title. So I feel that there must be. Americans don't understand us. When I talk to them about public sector information, they look at me with a blank face, and I tell them open data, and they say, ah, yeah. But there is a difference. What is exactly the difference? Are we bridging this divide? I must say that it's good that we have some time for questions and remarks. We're going to have the coffee break. Should be theoretically in 4 minutes, but maybe we make it out after 10 minutes, so that we have a bit of discussion. It is as if the three speeches have laid the ground for our discussion, but we still need to go some steps ahead and feel that we don't have solutions. We have very problematic areas rather than solutions. Thank you. I have first to thank Professor Benedetto for, I think, a very important link he made between reuse and access, meaning that it is true that reuse only starts when access ends, meaning that what is not accessible cannot be reused. But reuse is also an important tool to real access, in the sense that it enables discovering the relevant information within the oceans of otherwise irrelevant data sets. So in this sense, I would plead for a more optimistic view, in the sense that it is true, statically, the laws are not keeping pace with the reality and should be improved. But this situation is improving by itself, in the sense that many more information is now accessible than before, precisely because of reuse conditions have improved and also the technology that enables it. So I think it is a concern that we should keep in mind, but not completely derimitary. Progress can be achieved. I would also just like to stress, because I think that there was an underlying question in your last remarks about what can the EU do. It's true there's not a strong legal basis for doing much on access, but the reuse directive, especially the revised version, will improve the situation very much, because it will create a kind of emulation among administration and governments
not to be left behind, and the portals will also speed up the process. And also the Commission has done the first step with a new decision that is already in force for using its own information, has made this link, everything that's accessible is there, available for use, and has made lots of these open data sets open, like statistics, translation corpus, and many others. So, and this will, of course, will speed up with the portal launched next September. Just to say that the means are not many, but some are already being implemented. Thank you. I have a question for Mr. Monti, actually. I agree with your thoughts on the concerns that open data are actually only empowering the empowered, and then that the relationship between transparency and open data actually is not that straightforward as people may seem to think about it. Although I also think that maybe it's a bit an idealistic view on transparency, because there also the effects are not proven of traditional freedom of information. And even there, there are many people that say it only empowers the empowered. It's the same discussion. But would you consider it then from that perspective that actually open data is a risk to transparency? And how would you actually try to move? We're moving in that direction anyway, so what do you suggest that we actually do to solve this and to limit this risk and to keep this risk within kind of the borders that are acceptable? Thank you for the remarks. A me dispiace di aver dato questa impressione di lettura pessimistica. La mia intenzione, anche forzando un po' i termini della contrapposizione, era cercare di, come dire, trasmettere quella che mi pareva una consapevolezza da assumere in maniera critica rispetto a un dibattito nel quale appunto la direzione è open data now, open data just now. Ecco, cercare di rendersi, almeno secondo la mia impressione, rendersi conto di quali possono essere gli impatti, il che non significa che questa non è la direzione da prendere, ma che occorre essere, diciamo, come soggetti responsabili, consapevoli di quali sono le potenziali conseguenze di questo, diciamo, di questo nuovo o diverso approccio, quali possono essere, e così penso di aver risposto, certo ci sono, come dire, una serie di sfumature, credo anche perché siamo in qualche modo in mezzo al passaggio tra diciamo, il paradigma dell'accesso e quello dell'open data, e quindi alcune sovrapposizioni effettivamente ci sono, e quindi uno può leggere la situazione in negativo o in positivo a seconda della prospettiva nella quale si vuole. Indicazioni. Innanzitutto questa consapevolezza, cioè essere consapevoli del fatto che le condizioni alle quali si procede a mettere a disposizione le informazioni in modalità open data possono avere determinate conseguenze, che non sono le conseguenze, sono consapevole del fatto che anche la trasparenza, diciamo, ancien regime, aveva degli effetti negativi, ma l'atteggiamento del legislatore è sempre stato di considerarlo il migliore dei mondi possibili. Cioè, la visione idealistica è quella del legislatore sulla trasparenza. Okay? Quindi, prima indicazione, consapevolezza. Seconda indicazione, sfruttare al massimo gli anticorpi che, a mio avviso, sono già presenti nel modello. Perché il modello fornisce a chi vuole, a chi è in grado di farlo, gli strumenti di critica e di correzione rispetto a chi utilizza i dati di utilizzarli per finalità, diciamo, non commendevoli. Volevo chiedere a voi, Enrico, anche in relazione all'intervento di Benedetto Ponti e alle sollecitazioni che sono state proposte, se dalla sua analisi del rapporto tra l'evoluzione del paradigma della legislazione dell'accesso e della pubblicità verso il paradigma della trasparenza, a suo avviso l'impatto decisivo, lo si può aspettare nel panorama italiano, ma in confronto con l'esperienza internazionale, principalmente europea, da un intervento di tipo legislativo, normativo,
dovrebbe essere, secondo me, più la giurisprudenza a percorrere questa strada di evoluzione, perché, come ricordavo prima, ad esempio in materia di informazioni ambientali, la legge parrebbe chiara, cioè afferma chiunque ha il diritto di accedere alle informazioni in materia ambientale senza dover dimostrare un interesse, ma la lettura in realtà della giurisprudenza fa rendere conto come in realtà i giudici richiedono, seppure forse in maniera meno pregnante che dell'accesso, chiamiamolo ordinario, comunque anche per l'accesso alle informazioni in materia ambientale, comunque un interesse è richiesto, e comunque la giurisprudenza anche in questo ambito afferma chiaramente che non può trattarsi di un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione. Quindi secondo me, a livello almeno di formante legislativo, mi pare che non dovrebbero esserci problemi, e più che altro la giurisprudenza forse ad essere un po' ancora attaccata ai vecchi schemi, quindi a esportare i principi del diritto d'accesso di cui alla legge 241, chiamiamolo quello ordinario, anche in altri ambiti dove invece il legislatore, sotto la spinta del diritto dell'Unione Europea, invece indica invece un altro percorso. Allora, abbiamo ancora un percorso da fare, che è quello di un commento del professor Ponti e una domanda del professor Pizzetto. Poi prendiamo, facciamo il coffee break. Mi permetto di intervenire manifestando la mia sfiducia sia nei confronti della giurisprudenza, che è la principale responsabile dell'attuale stato nel quale versa il Freedom of Information in Italia, perché ha mal interpretato la legge del 1990 e la sua malinterpretazione è stata tradotta in legge nel 2005. Quindi questo è quello che è avvenuto. C'erano spazi per avere un FOIA in Italia nel 90, sono stati chiusi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato molto rapidamente. E poi quella giurisprudenza nel 2005 è stata scritta nella legge 241, dove addirittura il legislatore ha scritto che il diritto di accesso non può essere utilizzato come strumento di controllo generalizzato, che insomma a dirlo all'estero si fa un po' fatica. Anche rispetto al legislatore è attualmente in discussione in Parlamento una travagliatissima legge anticorruzione. Il primo articolo di una legge anticorruzione nella situazione in cui si trova il nostro Paese sarebbe finalmente introdurre il Freedom of Information secondo gli standard internazionali. Nessuno ha proposto neanche un emendamento su questo punto. Quindi mi permetto di manifestare una certa, scarse speranze su questo punto. No, io vorrei chiarire, soprattutto per i giovani italiani, poi anche per gli amici stranieri. La libertà di informazione in Italia non ha niente a che vedere con la trasparenza, riguarda la libertà di stampa. C'è un grosso equivoco nell'uso del termine informazione nel mondo anglosassone e informazione nel mondo italiano. La trasparenza, in Italia, a mio giudizio, è presente, ma in modo dinamico, cioè da costruire, solo nelle riforme Brunetta, quelle approvate con la legge, mi pare, 105 del 2008. No? La legge sul diritto di accesso di cui parlano i giovani colleghi è tutta un'altra cosa. È il diritto di accesso dell'interessato a un procedimento amministrativo, a conoscere come sta andando il procedimento e qual è lo stato del procedimento stesso, oppure il procedimento terminato di avere conoscenza di alcune modalità o di alcuni documenti dell'amministrazione. Poi ci sono alcune leggi specifiche, per esempio quelle in materia di ambiente, che hanno allargato, consentendo una forma di accesso finalizzata a una forma di controllo generale. Ma questa è un'eccezione nel caso italiano. La stessa legge Brunetta, quella che oggi ha introdotto il concetto di trasparenza, è dinamica, perché dice che le amministrazioni dovranno fare il loro piano sulla trasparenza. La legge rimette alle amministrazioni di decidere
ma amministrazione per amministrazione cosa renderanno trasparente, e affida alla CiVIT, questo nuovo comitato, commissione, il compito di dare linee guida alle amministrazioni per il piano triennale sulla trasparenza. Questo perché? Perché in Italia vige ancora il principio di legalità e quindi l'amministrazione italiana può usare i suoi dati per le finalità per cui le possiede. Se io come professore universitario conosco i nomi e gli indirizzi dei miei allievi per fare l'esame, non li posso usare per altre finalità. Non c'entra la privacy, il principio di legalità. Io quei dati li conosco per fare l'esame, punto. Non posso usarli per mandargli la cartolina di auguri senza il loro consenso. Il concetto dinamico dice: tu pubblica amministrazione che conosci i dati per le finalità che tu devi raggiungere, fai un piano triennale per dire che cosa dei dati che tu conosci metterai a disposizione e anche i motivi per cui li vuoi mettere a disposizione. Questo, piaccia o non piaccia, è la situazione italiana oggi. Poi, se non ci piace, se diciamo che dovrebbe esserci più democrazia, più controllo, possiamo sfogarci come vogliamo e progettare il futuro come vogliamo. Ma lo stato dell'arte della legislazione italiana è: rimane il principio di legalità. L'amministrazione possiede dei dati per uno scopo, per fare il suo mestiere di amministrazione. Li può diffondere o perché la legge lo prevede e quindi è nella sua missione diffonderlo, o, e qui è il concetto dinamico, col piano triennale che deve essere presentato, deve essere approvato dalla CiVIT e deve essere corrispondente alle linee guida. Allora, diamo un'informazione corretta dello stato dell'arte del diritto in Italia oggi, poi possiamo discutere se siamo troppo arretrati, se siamo troppo avanzati, se funziona, se non funziona. Va detto che allo stato attuale, pur essendo in vigore da 3 anni questa legge dinamica, i piani triennali di trasparenza non sono stati fatti e quindi siamo ampiamente fermi, perché se, come sempre, noi italiani costruiamo il mondo perfetto e poi non lo realizziamo. Questo, per quello che conosco io, è la situazione della trasparenza in Italia. Poi c'è il desiderio della trasparenza come controllo, come conoscenza, come possibilità di giudicare l'amministrazione, ma questa è tutt'altra questione e allo Stato non è il diritto vigente in Italia. As Professor Rakoff said, the relationship between access and use is really confusing. But I would like to add another element for the discussion, and I hope it won't increase the confusion. Most of FOIA laws are a thought for a non-digital context, and they are based on request to access, as we explained in the paper, not on proactive fashion. So this is because there is a technical reason. Most of these FOIA laws were passed before the e-government era. So open data is a model that is only possible on the basis of advanced and innovative e-government services. But I'm not sure that e-gov laws, at least most of them, I'm not able to even understand the regulation in each member state. I think that most e-government laws are not even adapted to this challenge. So therefore, public sector bodies must prepare their back office information systems in order to allow not only access to information, but automatic reuse as well. And this is, in my opinion, one of the most relevant legal barriers, particularly in the present economic situation. Unless we have other questions, I would suggest that we stop here. And we started with a delay of a quarter of an hour. This is the bad thing, but the good thing is that we did not add any delay to this initial delay, and so we are supposed to have our coffee break and resume in 10 minutes. Grazie.